Buongiorno amici dello Scorpione, ultimo segno per quanto riguarda l'oroscopo mensile. Allora, andiamo a vedere che cosa dice per voi il mese di giugno e come sarà, quali saranno le novità e poi partiremo subito con gli oroscopi settimanali. Allora, vediamo per quanto riguarda il segno dello Scorpione. Nel mese di giugno 2022, come sarà il mese di giugno 2022, quali saranno le novità, cosa il segno dello Scorpione deve sapere. Nel frattempo ricordo a tutti voi, a tutte le persone chiaramente nuove, ricordo se avete voglia, se vi piace il canale, vi piacciono i video, di iscrivervi, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, chiaramente lasciare magari un commento se ne avete voglia o un like, e se avete bisogno di qualsiasi genere di informazione, un consulto o altro, sulla voce informazioni del canale avete chiaramente i miei contatti e potete scrivermi. Allora, andiamo a vedere quindi il mese di giugno 2022 per voi dello Scorpione, come sarà, che cosa accadrà, quali saranno comunque sia le novità. Vado a scegliere tre carte dei tarocchi, ok, e poi andiamo a fare i chiarimenti con le carte napoletane. Allora, oddio, vedete le carte? Sì. Duretto però, molto duretto. Abbiamo la giustizia. Abbiamo la giustizia e ce l'abbiamo anche al dritto, quindi in senso positivo. Questo ci fa pensare che comunque in generale c'è dell'armonia, c'è dell'equilibrio, siete molto fermi nelle vostre opinioni. Voi volete proprio un senso di giustizia magari su qualcuno o su una situazione che comunque sia state vivendo. Giustamente la giustizia parla anche di quello che avete seminato, quello raccoglierete. Potrebbe essere positivo come potrebbe essere anche negativo, però la giustizia vi costringe anche a guardarvi dentro, a farvi un'analisi all'interno. Dovete cercare anche di capire cosa è stato fatto di giusto, cosa voi avete fatto di giusto e cosa avete fatto di sbagliato, quali sono state le scelte che avete preso, quali sono state le azioni, i comportamenti. Ci parla anche di un certo controllo che dovete avere e ci parla anche di controllo in situazioni comunque difficili. Per avere giustizia ci vuole un po' di tempo, ok? Un po' di tempo fino a quando determinate situazioni si sistemeranno, quindi dovete dare il tempo che il tutto faccia il percorso, quindi dovete andarci insomma un po' con calma. In amore ci può parlare di una situazione per chi è in coppia che momentaneamente è comunque equilibrata, ok? Però solo se cercherete di impegnarvi a mantenere la situazione equilibrata, armonica, ci possono essere risultati positivi. Nei rapporti così familiari, se invece avete dei comportamenti, andate a seminare comunque qualcosa di sbagliato, pretendete di avere determinate cose, è normale che si va a perdere anche l'equilibrio che c'è, insomma, oppure le cose comunque sia vanno diversamente. Infatti vedo subito dopo che abbiamo un 2 di coppe comunque rovesciato. Se fosse stato nelle carte napoletane vi avrei detto che c'era un certo senso di insoddisfazione.
nei tarocchi il 2 rovesciato parla comunque di incapacità, di confronto, incapacità di guardarsi dentro rapportandosi comunque agli altri, quindi parla di discussioni, di litigi, disagi, incomprensioni, disaccordo, anche se parla sempre comunque di un qualcosa che tende a concludersi in una maniera infelice, ma che comunque nella conclusione, nella fine di qualcosa, c'è sempre un qualcosa che comunque deve iniziare, ok? C'è una sensualità sfrenata, un desiderio fisico, cioè di aggrappate più che altro a queste cose, gelosia, conflitti, cose che non cercate di controllare. Ecco perché come prima carta è venuta fuori la giustizia, perché dovete comunque sia cercare di guardarvi dentro, vedere quello che è il vostro carattere, quello che sono i vostri atteggiamenti, quello che sono le vostre azioni su determinate comunque cose. Probabilmente ci sono dei problemi nei rapporti, ok? Probabilmente ci sono dei falsi interessi, non c'è un qualcosa comunque di equilibrato, come vi ho detto. Ci possono essere delle situazioni comunque sgradevoli che si possono comunque scatenare da qui a breve. E voi, come dice anche la giustizia, dovete comunque cercare di mantenere il controllo. E come in un certo qual modo, c'è più un interesse verso un qualcosa di forte, di passionale, di forte, anziché invece, un interesse magari dettato dal cuore, dal sentimento. Quindi, insomma, questo è quello che ci dice. Poi abbiamo come terza carta l'appeso. L'appeso ce l'abbiamo anche al dritto, ok? L'appeso è come volerci dire non rientrare voi comunque sia in determinati schemi. È come se non riuscite ad essere flessibili, non riuscite ad adattarvi a determinate situazioni, cioè avete talmente la testa bacata su determinati pensieri, scusatemi il termine per farvi capire il senso, quindi su determinati pensieri, determinati comportamenti, cercate di aprirla comunque a 360 gradi questa testa. Rivedete un attimo determinate situazioni, se dovete prendere delle scelte, rinviate comunque queste scelte e questi progetti, anche perché l'appeso ci parla di non agire, ma piuttosto attendere, attendere e se uno deve agire comunque con prudenza. Ci sono alle volte degli ostacoli che hanno un motivo per doverci essere, per esserci, ok? L'appeso è come un segno che vi dà il cielo, l'universo. Dovete accettare quello che è il destino. Se vi trovate in una situazione comunque difficile, dovete comunque accettarla. Dovete distruggere i vostri blocchi, quelle che sono le vostre sconfitte. Dovete accettarle. Non dovete cercare a tutti i costi di doverle cambiare perché? Perché non siete d'accordo. Quindi dovete avere fede. Se è successa una determinata cosa, una determinata cosa sta andando in un determinato modo, in un determinato verso, è perché comunque sia c'è una motivazione che non vi è dato sapere, ma lo dovete comunque sia accettare. Aspettatevi anche delle ricompense immediate, quindi un qualcosa che arriva velocemente. È come se fosse un passaggio da situazioni spiacevoli che vi stanno succedendo verso un qualcosa che più in là, più avanti, potrebbe andare a migliorare. Ma ci vuole un bel po' di tempo, anche perché a fondo mazzo abbiamo il sole rovesciato. Cosa dirvi più dell'appeso? È come se dovete pagare in un certo qual modo, concedetemi il termine, un qualcosa che voi avete fatto. Quindi la giustizia ci dice: se avete seminato bene, riceverete del bene, se avete seminato male,
riceverete chiaramente male in base a quelli che sono stati i vostri comportamenti, i vostri atteggiamenti. C'è chiaramente un certo interesse dove ci parla, dovete vedere voi adesso in che situazione vi trovate. Io parlo in amore, ma potrebbe essere in qualsiasi ambito. Quindi vi trovate comunque, ripeto, in una situazione dove il vostro interesse è su qualcosa o su una persona o su qualcosa in una maniera spietata, in una maniera venale, ma non c'è quell'interesse messo col cuore. E quindi cosa ci dice? Ci dice che in un certo qual modo è come se voi doveste pagare, ok, un qualcosa che avete fatto. Ad esempio in amore qualcuno di voi potrebbe avere comunque un amore segreto, un qualcosa di nascosto, oppure ci potrebbe essere un sentimento nei confronti di un'altra persona in modo platonico, dove non lo tirate fuori, non lo dite, però non siete concentrati invece su quello che vivete, ma siete concentrati su tutt'altro. Sul lavoro potrebbe invece indicare di lavorare dove cercate di pretendere, di volere, ma mettendo un mattone alla volta. Però ricordatevi che lì dove avete un interesse venale per qualcosa, qui abbiamo il due di coppe rovesciato, quindi di conseguenza ci parla che il vostro interesse venale per qualcosa deve comunque sparire e dovete fare un qualcosa che vada fatta comunque con calma. Bisogna agire con calma, bisogna guarire, rigenerarsi, rinnovarsi, ok? Questo è quello che ci indicano comunque i tre tarocchi per quanto riguarda il mese di giugno. Quindi dovete veramente lavorare su voi stessi, non potete cercare, ecco, il pretendere. Cioè, valutate bene determinate cose, fatevi un autoanalisi di tutto quello che avete fatto su determinate situazioni e valutate quelli che sono stati i vostri comportamenti. Il sole invece a fondo mazzo è una negatività. È come un'illusione che voi avete, un qualcosa che vi abbaglia ma che non vi fa arrivare a una soddisfazione o al raggiungimento di qualcosa. Non si può far finta in determinate situazioni che problemi non ce ne sono. Non si può eventualmente in una relazione dover ricominciare da capo se non si affrontano determinate problematiche, oppure se non si accetta che magari quella situazione comunque è finita. Quindi dovete comunque cercare di avere autostima e non pretendere perché non riuscite ad andare avanti o per altri X motivi. Quindi cercate di non illudervi, ma cercate di guardare la realtà per quella che è. Per dire, in amore il sole rovesciato può indicare comunque una difficoltà, un qualcosa che magari apparentemente la fate sembrare tutto facile, ma in realtà strucca, se andiamo proprio alla base, probabilmente ci sono delle problematiche che bisognano comunque chiarire, delle difficoltà, oppure problematiche proprio con l'altra persona, ok? E si manifestano chiaramente delle situazioni che non piacciono, dove possono portare incomprensioni, litigi. La stessa cosa comunque sia nell'ambito lavorativo, quindi possono portare dei risultati che magari voi sperate, ma in questo caso possono essere negativi, proprio perché state sbagliando probabilmente in qualcosa o state desiderando probabilmente qualcosa e i vostri comportamenti, le vostre azioni comunque vengono, cioè agite in una maniera sbagliata. Andiamo a vedere invece di chiarire con le nostre carte napoletane, di chiarire queste tre carte, ok? Quindi chiedo dei chiarimenti per il segno dello scorpione su queste tre carte dei tarocchi per il mese di giugno 2022.
Allora, chiedo alle nostre carte cosa vuole dirci la giustizia dei tarocchi per quanto riguarda il segno dello scorpione nel mese di giugno 2022. Cosa vuole dirci la giustizia? Quindi chiediamo più informazioni. Anche se questa carta, devo dire la verità, insomma, è molto chiara. Sono stata molto limpida perché le carte sono venute fuori molto limpide, molto, molto chiare. Probabilmente perché avete ingannato, probabilmente perché, certo, magari siete, non so, in crisi oppure c'è stato un inganno. C'è stato un inganno, i vostri comportamenti non sono stati comunque sia giusti, ma non sono i comportamenti dell'altro o dell'altra, sono proprio i vostri comportamenti, anche voi non vi siete comportati bene, quindi dovete comunque riflettere in quello che dice la giustizia. Va bene aver giustizia su una determinata cosa, però provate a guardarvi prima voi dentro, provate a vedere invece voi in che modo vi siete comportati nei confronti dell'altro, perché probabilmente o nell'altro o in una determinata situazione, perché probabilmente tanto limpidi comunque non siete stati. Vediamo cosa ci vuole dire il 2 di coppe rovesciato dei tarocchi per il segno dello scorpione nel mese di giugno 2022. Cosa vuole comunicarci di più il 2 di coppe rovesciato dei tarocchi? Probabilmente avete sperperato troppo e avete mandato eventualmente un certo rapporto, una certa situazione comunque in crisi. E dovete guardarle queste cose, dovete guardarvi dentro, volete il trionfo, volete trionfare, volete magari che una certa situazione comunque cambi, ok? Provate a guardarvi dentro, fatevi un'autoanalisi, delle soddisfazioni comunque sia le avrete, ok? Riuscirete a trionfare su una certa situazione cercando di avere comunque giustizia, ma siete voi i primi che dovete cercare di avere determinati comportamenti o cambiare determinati comportamenti e tra l'altro superare determinati ostacoli. Ci possono essere delle avventure, ci può essere un appagamento, ci può essere anche una risoluzione di problemi lavorativi, personali, ci possono essere, ok? Riuscite ad arrivare a determinate cose, però cercate di farvi comunque un'autoanalisi. Di riflettere proprio su quello che è stato il vostro comportamento e magari, perché no, cambiare anche il vostro comportamento verso determinate persone o una determinata persona o verso determinate situazioni. Andiamo a chiedere invece l'appeso cosa vuole comunicarci per il mese di giugno 2022 allo scorpione, al segno dello scorpione, cosa vuole comunicare, cosa vuole fargli capire di più. C'è stato qualcuno che vi ha messo il bastone tra le ruote o probabilmente vi siete allontanati da qualcuno o avete voglia di allontanarvi da qualcuno o qualcuno si è allontanato comunque sia da voi. Vi do le varie sfaccettature, ma questo perché? Perché ci sono state comunque sia delle problematiche, ripeto, degli ostacoli, ok? Ci sono state anche delle rotture, delle scelte comunque che si è dovuto andare a fare. C'è una decisione da dover prendere, non solo una decisione da dover prendere, da dover essere comunque concreti, stabili nelle decisioni, dimostrare comunque sia cosa siete, che siete comunque costanti nei sentimenti e avete bisogno di dover prendere una determinata decisione, anche se ci sono tanti dubbi, la situazione è quella che è, dovete riflettere bene per dover arrivare a una determinata conclusione, però anche nelle carte napoletane mi viene fuori il 2 di coppe rovesciato, probabilmente perché c'è un'insoddisfazione,
c'è un'insoddisfazione e il vostro comportamento che forse, ok, non va. Dovete cambiare probabilmente qualcosa, ok? Non mi dice più di tanto, ok? Mi indica questo. Non mi dice più di tanto. Ripeto, fate un'autoanalisi, andate a riguardare un po' determinate situazioni, andate a rivederle e cercate di guardare i vostri comportamenti. Si proiettano di più su di voi e non su quello che deve succedere. Mantenete l'autocontrollo su determinate situazioni. Non cercate di dover pretendere per forza il finale di un qualcosa che volete voi, perché le cose non devono andare per forza come volete voi. Alle volte nella vita, se ci si trova in una situazione dove si è sconfitti, bisogna accettare la sconfitta, il fallimento, bisogna accettare, perché questo comunque aiuta a crescere, a maturare. Questo è quello che mi dicono comunque sia le carte, ok, per il vostro mese di giugno. Cosa devo dirvi? Fatemi sapere, adesso andiamo a vedere insomma l'oroscopo settimanale e vediamo che cosa ci dice, ok? Io vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo presto e buona giornata.